Se oggi dico parola umiltà, beh, se mi arrivano solo dei fischi siete troppo buoni, perché nessuno più, a iniziare da me, non è che io sono il peggiore di tutti, nessuno più capisce cos'è l'umiltà. L'essere umili molte volte viene confuso con il farsi schiacciare nella propria dignità, il farsi mancare di rispetto. No. L'umiltà è la più grande e forte virtù dell'uomo. Il vero uomo è un uomo umile, un vero uomo di cultura, uno scienziato, una persona saggia è sempre un uomo umile. Umile vuol dire humus, ci rimanda all'humus, cioè alla terra. Tutti proveniamo dalla terra e il provenire dalla terra non ci rende inferiori agli altri, ma ci rende quello che siamo, uomini tratti dalla terra con un soffio di cielo, con l'alito divino. Ed è ciò che Dio più gradisce. Ed è ciò che noi consacrati dovremmo più di tutti riscoprire. Vedete, lasciatemelo dire e perdonatemi. Io ho visto più donne, più madri, più papà umili che vescovi, preti, diaconi, suore umili. Vedete cosa ci dice la madre Gargani, che è stata una donna umile. La beata madre Maria Gargani dice: senza l'umiltà, perfino la verginità di Maria non sarebbe stata a Dio gradita. Dio gradisce tutto ciò che noi facciamo se siamo umili. Perché Dio perdona i nostri peccati? Se noi siamo umili. O meglio, Dio è portato a perdonare i miei peccati. Però io devo andargli incontro e ciò che mi porta ad andare incontro è il pentimento, è l'umiltà. L'umiltà non vuol dire abdicare alle proprie competenze, ai propri ruoli, alle proprie responsabilità, no, ma significa viverle nel miglior modo possibile proprio perché siamo umili. Se non sarò umile, continua la beata madre Maria Gargani, il Signore non mi concederà la sua grazia, non mi concederà lo Spirito Santo e questo Spirito Santo non scenderà su di me e la mia vita rimarrà sterile e infeconda. Ciò che ci rende fecondi nella vita dello Spirito, nella vita anche umana, nel senso della umanità piena, è la nostra umiltà. Essere padri, essere madri umili vuol dire essere dei buoni padri e delle buone madri. Essere dei sacerdoti, dei vescovi, essere papa, essere diacono, essere religiosi e religiose umili vuol dire renderci fecondi, perché Dio gradisce la nostra umiltà. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.